Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Farmer's Life. Stavo imitando il nostro personaggio. Come al solito sono Amur Roshkvital, benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, andiamo subito in game. Vi ricordo però di supportare questa serie, questo canale, questo video, come con un bel mi piace facilissimo, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Detto questo, andiamo in game. Oh, ed eccoci in game, amici. Allora, metto la bici qua. Come mi avete detto, metto la bici qua. Oh, là, eccola qua. Allora, qua abbiamo un bel po' di cose. Abbiamo visto, però, nella scorsa puntata tante altre cose. Ogni puntata ci regala qualcosa di questo gioco, del nostro amico. Allora, controlliamo qua. Qua siamo messi abbastanza bene. Controlliamo Fido mangia un fottio di roba, Fido. Cioè, troppa roba mangi, Fido. Cioè, veramente, Fido. Cioè, è assurdo quanto mangi. Ora, facciamo un recap di quello che dobbiamo fare in questa puntata. Perché, ovviamente, siamo a giugno, come potete vedere. Quindi, importante questa cosa qua. Andiamo a vedere il giornale qua, dove ci fa vedere le nostre missioni. Abbiamo il metodo esplosivo da fare. Lo facciamo. La tentazione forte, devo vedere di persona se è possibile pescare con le granate. Quindi, buona questa cosa. Però per pescare con le granate, dobbiamo essere ubriachi. Quindi anche questo da vedere. Latte fresco, l'altra missione importante, ottieni la mucca. La mucca costa tanto, bisogna assolutissimamente recuperare soldi. Queste qua sono le due missioni. Poi abbiamo resistenza all'alcol, prenditi una bella sbronza. Sono curioso di vedere cosa significa una bella sbronza per Venceslao, che è il tizio con l'ubriaco. Scommetto che una bottiglia è troppo poco per i suoi gusti. Questa qua e questa qua potrebbero essere in condivisione. Diciamo che ci sono queste. Poi abbiamo comunque anche ripara il trattore, dove dobbiamo recuperare il volante e la ruota anteriore. Quindi in realtà siamo messi abbastanza bene. Bisogna fare anche un brodo eccellente. Questo non ce l'ha mai contato perché ci manca la carne, quindi anche qua da prendere la carne. Ora, che cosa vado a fare? Ora, sinceramente, qua ho un bel po' di cose che devo scaricare e poi anche bisogna andare a recuperare i dindini, pescare con le granate, cioè, insomma, bisogna fare un sacco di roba. La birra potrebbe essermi utile, in effetti. Ora, il tè, via il tè. Uovo solido ce lo teniamo per mangiare. Qua la situazione, mi avete detto, vedete, la moralità di Casimiro. Probabilmente qua quando ruba, qua quando è normale. Noi cerchiamo di stare nel mezzo, quindi non rubo per un po' e vediamo di capire se è questo. Bottiglia di vodka ce la teniamo, il martello ci serve comunque per costruire le cose. Ma comunque andiamo a scaricare l'altra roba e ci prepariamo, perché ormai questa giornata è andata. Anzi, questo mese, perché ogni giorno è un mese. Olè, nuova giornata, vai alla grande. Ha una sete pazzesca. Andiamo. A parte che la porta qua l'ho chiusa prima di andare a letto, adesso è aperta, ma va bene. Allora, andiamo a bere l'acqua del pozzo, che ci serve. Ho tagliato un albero di notte, quindi, che ci serve tra l'altro per vendere le cose. E poi, se non erro, da qualche parte, sì, in camera, ho anche dei rottami da vendere. Quindi adesso facciamo questo bel giochino qua. Perché tutta questa legna qua, rotta, la possiamo vendere per un bel po' di soldini. E vediamo quanti soldi facciamo. Importantissimo anche questo. Quindi si lavora subito, alla grande, proprio così, perché a noi ci piace lavorare in questo gioco, in questo gioco di pazzi totali. Vedete che tagliando più pezzi, più ceppi, la linea aumenta di velocità, proprio per farci sbagliare. Quando sbagliamo riparte da zero, quindi buttiamo via, tra virgolette, un ceppo. Se siamo bravi ne buttiamo via molti di meno, come vedete. Non è facile.
Ecco, vedete, adesso ho sbagliato, anche se secondo me l'avevo presa, ma comunque va bene. Vedete che riparte da capo. Ora, ecco, qua proprio ho sbagliato, proprio alla grande, mi sono distratto. Ora, mi pare che possiamo raccogliere le mele anche, se non erro. Quindi, abbiamo un bel po' di cose da fare. Le mele non le abbiamo finite tutte, quindi il nostro amico Fido ne ha abbastanza, però... Oh, qua abbiamo finito. Però c'è da capire anche, eccole qua. Allora, siamo a... No, siamo a luglio, in realtà no. In realtà è fra 2 mesi che possiamo raccogliere le mele, non adesso. E infatti... Ma diciamo che il nostro amico Fido dovrebbe avere tutto l'occorrente. Ora, a questo punto, direi, possiamo fare la missione delle bombe, cioè da farne esplodere tutto, però prima di questo, io farei una cosa importantissima, cioè lasciamo giù queste cose qua e proviamo a recuperare quanto più possibile per andare a venderlo. Quindi via anche questo, via anche il mangiare com'è? Mangiamo questo. Va benissimo. Abbiamo già del mangiare fatto. Direi di no, però possiamo cucinarlo. Ma va bene, per ora nulla di che. Ok, qua abbiamo 100 di legno. Abbiamo anche 1518. Vedete che qua ci sono dei rottami. Ne prendiamo pochi. Vedete, niente, questi rottami qua devo fare due giri sostanzialmente. Due fottuti giri. Per quanto riguarda invece la coltivazione, direi che la coltivazione la lasciamo stare per ora, nel senso che è inutile coltivare adesso. Ci serve la mucca, poi ci servirà un cavallo, ci servirà un aratro. Vanno tutte in ordine. Quindi è importante anche questo. Tu parliamo? Oggi non mi va di parlare, va bene. Facciamo affari, ti vendo tutta sta roba. Conferma, 2218. Molto bene. Torniamo a casa. Dobbiamo continuare ad andare avanti e indietro adesso. Recuperiamo i rottami. Peccato che ci mette qua, cioè che è lontanissimo dalla casa, cioè lontanissimo. È sul cancello, però è comunque lontano. Abbiamo anche delle uova sicuramente da recuperare. Adesso le andiamo a recuperare. Eccolo che mangia, la prima volta che vedo che Fido mangia. Bravo Fido. Mangia, mangia Fido. Eccole qua le uova. Oh, recuperiamo le nostre uova. Che possiamo anche vendere oppure tenere. Però ho notato che l'uovo sodo non è male, cioè ti dà tanto e costa poco. Quindi teniamoceli. No, questi qua non ci staranno mai qua. Perché infatti, vedete, siamo 84. Ne scarichiamo magari 4. No, scarichiamo altri 2. Perfetto, così ne vendiamo 14. A questo punto andiamo alla fiera e vendiamo questi rottami. Direi anche, già che ci siamo in fiera, non rubiamo adesso. Non rubiamo. Che cavolo è successo? Ah, la carriola, ok. Oh, che cavolo era successo qua? Non rubiamo in fiera. Andiamo da lui. Facciamo affari. Gli diamo questa cosa qua. Confermiamo. Attenzione che ha tutte queste cose adesso. Vernice azzurra, solvente. Oh, molto bello. Quindi possiamo verniciare qualcosa. Che cosa non si sa. Ma abbiamo 2428 cocuzze. Siamo vicini all'obiettivo. Facciamo affari. La mucca 2250. Potremmo comprarla. Però ci serve anche questo per dargli da mangiare e un po' di cibo. Quindi in realtà la cosa migliore è recuperare altri rottami che, se non erro, sono qua da qualche parte. Potrebbero esserci dei rottami qua. Sì, infatti, vedete? E con questi qua ci facciamo altri soldi. Che male non fa. Poi mi avete detto, e amo, nel bunker c'era un'altra via. Non l'ho vista, ma direi che ci andiamo a verificare questa cosa qua. Perché a volte sapete che tra il gameplay, parlare così, mi perdo dei pezzi. Quanto siamo? Già 20. Pesiamo tanto. Vediamo se... Pesiamo veramente... Eh sì, così è esagerato. Così purtroppo è esagerato. Quindi lasciamo giù 5, direi.
li mettiamo qua dove ci sono gli altri. Ok, così è più fattibile. Andiamo a venderlo dall'altra parte. Quindi bunker, mucca e ovviamente la pesca. Questi sono gli obiettivi di questa puntata qua. Andiamo qua. Facciamo affari. Ti do anche questi. Confermiamo, siamo a 2728. Adesso abbiamo i soldi necessari per fare quasi tutto. Voglio recuperare e prendere un altro po' di soldini, sempre da qua, recuperando qua i materiali che ci sono qua, perché i soldi servono sempre e soprattutto possono venire molto utili. Allora, vediamo un po' quanto siamo, 44. Prendiamo anche questo e poi siamo, direi, a posto. Sì, infatti siamo a 64 kg e altri 15 di questi, siamo abbastanza veloci e compriamo subito la mucca e le robe da mangiare. Capiamo cosa mangia la mucca, gli diamo il cibo, dobbiamo anche recuperare le cose da mangiare, più che altro è per quello che voglio avere un pelo più soldi. E poi mi piacerebbe anche comprare la carne se si potesse. Comunque più 225 siamo a 2009, quasi 3000. Tanta roba. Allora, facciamo affari. La mucca. Ci compriamo la mucca, ok? Perfetto. Poi questo qua. I grandi animali devono mangiare molto. Questo marchingegno è una grande invenzione, funziona davvero bene. Quindi anche questo. E poi, cosa mangia la mucca? Che qua non c'è più, notate. Però, vediamo un po'. Per qualche strano motivo le mucche e i cavalli la adorano. L'erba tagliata che noi possiamo prenderla perché abbiamo il falcino. L'avena tagliata, cavalli e galline, la paglia. Ci possiamo ambientare gli edifici per renderli più caldi, accendere il fuoco e alimentare il letamaio, la spazzola. Per ora nessuno di loro mi ha pagato, ma va bene. Ce ne sono due. E poi il ferro di cavallo. Allora io direi che compriamo magari una di queste. Però una mi sa che è un po' poco. Arriviamo a 9. Anzi, 8, facciamo 8. Ok, così ne abbiamo 9. Molto bene. Ecco qua la mucca. Oh, la guida. Cavolo, cioè tu mi stai dicendo che devo guidarla fino a casa? Cioè, a piedi fino a casa? E cavoli, forza mucca, andiamo! Veloce, guardate, ci sta correndo dietro la mucca. Forza mucca, andiamo! Ah, già che ci siamo! Aspetta, mucca, vediamo di non ti devi buggare. Voglio vedere se sono respawnate qua le cose magari nel carro. No, per ora no. Dai, andiamo via, mucca, prima che ti bughi. Andiamo alla fattoria. Eccoci a casina, vai, mucca, dove sei? Forza, forza. Ho scoperto una cosa, amici, incredibile. Sapete la storia del bunker? Sono andato a vedere nella mappa, c'è un altro bunker. È apparso un altro bunker. Quindi bene, adesso prendiamo la bici e andiamo, perché qua voglio capire questa cosa. Dai, forza, dentro. Vieni dentro. Ok, chiudiamo qua. Vieni qua. Vieni dentro, mucca. Allora, bisogna mettere giù la roba da mangiare. Facciamo una cosa. Allora, innanzitutto non ti guido più. Molto bene. Prendiamo questo, che sembra il falcetto da morte, ma va bene. Perché voglio falciare qua e vediamo. Sì, ce lo conta, perfetto. Quindi potevamo anche non acquistare niente, ma giusto per provare. Oh, via da qua, via questo. Cosa c'è, Fido? Cosa c'è, Fido? Vai via da lì, Fido. Perché qua voglio mettere la mangiatoia. Dai, sarebbe ora di mangiare qualcosa. Ha ragione, bisogna cucinare. Tanto una giornata se n'è già andata praticamente quasi. 17-16. Quindi tagliamo un po' di qua. Oh là, vai, vai. Lei ovviamente penso che abbia fame. Quasi morto di fame, cioè proprio messo malissimo. Ok, mettiamo questo robo qua. Se riusciamo. Sticca. E come cavolo facciamo a metterlo sto robo qua? Che non c'è il coso che gira. Vabbè, vediamo di metterlo in qualche maniera, tipo qua così. Ok, a discesa. Ok, ci mettiamo dentro questo qua che non entra. Entra, entra. Ce ne sta dentro solo 6. Ok, però la mucca adesso può mangiare. Mucca, puoi andare a mangiare. E adesso abbiamo anche una mucca. Andiamo a vedere le missioni. Allora, le missioni dice:
Mungi una mucca. Due mucche sono una grossa spesa. Credo che ne basti una. Se alimentata bene, potrà darmi molto latte. Ok, ma come la mungiamo la mucca? F. Maggiori informazioni. Oh, guida, calcia, mungi. Nascita di un vitello. Ah, ma Fido ha questi menu qua? No, ah no, posso prenderlo solo a calcio, Fido. La gallina? Niente. Quindi possiamo mungere la mucca. Va bene, bella, bella cosa. Sta piovendo o sbaglio? Ho visto qualcosa di... Boh, qualcosa di strano. Va bene. Allora, andiamo qua dentro e qua... No, anzi, scarichiamo la roba che non usiamo e iniziamo a cucinare. Bene, cuciniamo uovo sodo a go-go. Uovo sodo a go-go proprio. Ma proprio tanto uovo sodo. Vai, ok. Direi che così bastano. Non ci impieghiamo tanto, l'uovo sodo ha anche questa caratteristica, che non ci impieghiamo tanto a cucinarlo. Qua sembrerebbe che stiamo andando verso di qua, quindi forse è vera quella storia che comunque non rubando miglioriamo quella che è, ipotizziamo lo stato d'animo, come dice qua, la moralità, perché qua si parla di moralità, quindi... In effetti potrebbe essere quello. Allora, possiamo cucinare anche altre cose, tipo il pesce fritto. Tanto ci impiego un po' il pesce fritto, così non buttiamo via il combustibile. Non male. Ok. Attendiamo qua, guardiamo fuori dalla finestra. Sembra che stia avvenendo una tempesta. In effetti adesso piove, come potete vedere. Ma abbiamo la mucca. Dobbiamo capire anche come mungerla, però. Olè, nuova giornata! Vai! Oh, là, piove di brutto, ma va bene uguale. Allora, vediamo un attimo, qua è sceso? Sì, decisamente sì, è sceso. Quindi, tra l'altro ne avevo altro qua e anche l'uovo sodo avevo già fatto, però va bene, cioè tanto non vanno male, quindi chi se ne frega. Riempiamo bene qua. Ho dato da mangiare anche alle galline prima di andare via, quindi va bene. Ciao Fido! Cosa fai Fido qua? Apri qua. Allora, vediamo se le galline hanno fatto le uova, bisogna fare tante cose. Sì, le galline hanno fatto le uova. Allora, qua c'è anche... Ho visto, sapevo già, ma ho rivisto adesso, il robo del... qua, vedete? C'è, qua. Qua è il bidone per mettere il latte. Ma la domanda è, servirà qualcosa? Ma tra l'altro questo non si apre, questo sì. Vedete? E qua c'è tipo dei trogoli, ma sembrerebbe, e ricordo bene, che era per il cavallo. Ma va bene, ora qua abbiamo questo, perfetto, alla grande, mettiamo via le uova. Uiuiui, non te lo stomaco dalla fame, va bene, mangiati questo, quanto hai di... Va bene, mangiati questo, bel pescetto fritto, qua, bevi, Ale, alla grande proprio, prendiamo la bici, prendiamo subitissimo la bici, vai. E con la bici, senza capottarci, usiamo la bici per andare nei due bunker in maniera ultra rapida. Olè, siamo arrivati fino alla fiera, guardate, eccoci qua, guardate che bello. In bici, non ci si mette tanto, e poi tutto in discesa, poi il problema sarà la salita sicuramente. Qua dobbiamo andare da questa, no, dall'altra parte, bravo Anon che è sbagliato. Non c'è il tizio ubriaco, dov'è finito? Va bene, comunque da questa parte qua... Ma no, era giusto di qua, ma infatti dicevo... Cavolo, Amon, sei già ubriaco prima di far ubriacare il personaggio. Non va tanto bene. Ora andiamo dritti di qua. Il sindaco non ho ancora capito dov'è. Nessuno di voi mi ha illuminato nei commenti. Però vabbè, tant'è che... Ah, era proprio dove cercavo i rifiuti. C'è un messaggio di mine. Di bombe, di robe brutte. Siamo un po' un pelo più avanti. È un pelo più avanti. Eccolo qua, dove l'altro bunker. Osti cavoli. Qua, dove l'altro bunker. Osti cavoli. Oddio, com'è possibile che sia ancora vivo? E in effetti me lo chiedo anch'io. Ma io mi sono pure spaventato. Sti cavoli. Guardate il...
Cioè, il cuore è sceso, eh. Ora, qua c'è un bunker. Lasciamo la bici qua. Eccola la mina, dov'è? Guardate. La mina! La mina! C'era una bici gratis! Cioè, noi abbiamo speso per una bici! Ed era gratis! Ma va, caboia, questa cosa qua è veramente scandalosa! No, apri, apri, apri bene. Oh, là. Non posso aprirlo senza un grimaldello. E ci abbiamo il grimaldello. Eccolo qua, guarda qua, il grimaldello. Vai, una. Questa è già aperta. Qua non c'è niente. Allora, ispezioniamo bene. Proiettile a go-go. Ci sono. Ok, poi abbiamo questo, il classico filtro. Questo è la cosa, ok, che ci può essere utile. Possiamo mettere in giro. Poi abbiamo altro di questi, molto altro di questi, poi abbiamo questo, zucchero poco e birra, che è la grande, va bene, cioè molto bene. Poi abbiamo altre bombe, bombe che piovono così. C'era una bici gratis! Potevamo non comprare la bici se trovavamo prima questo bunker. Cioè, pazzesco. Anche colpi qua. Qua non sembra esserci nulla. Qua una tazzina, non so se è caffè questo, però non possiamo prenderla. Bunker, uno dei bunker più brutti nella storia, penso. E da qua si esce. Cioè, vedete che non c'è altre cose nel bu... Anche qua, cioè, non so, al netto di stare attenti. Però l'entrata è qua e qua. Ok, poi c'è un'entrata qua. Che va qua. E non c'è niente. Questa è la parte, forse questa parte del bunker là che dicevate, ma non c'è niente. Cioè, perché è questo buco qua sostanzialmente, non c'è niente. Bello come l'hanno chiuso, ma qua non c'è nient'altro. Sembrerebbe un tocco di carne così, lasciato che era qua. Cosa cavolo è successo? Ah, non è che sono magari le mine. Le mine esplodono e uccidono gli animali anche, probabilmente. Comunque qua abbiamo una bici. Stiamo attenti a queste mine, perché la prossima mina facciamo una brutta fine. Bruttissima fine. Bene, una cosa da fare. Sono uscito da là. C'era un sacco di mine. Adesso che so come sono fatte. Cioè, sapevo come erano fatte, ma non nel gioco qua. Cioè, sono proprio mine anti-uomo. Ora, qua, il tizio qua vende carne. In realtà, qui, se non erro... Qua, anzi, se non erro, è qua. Car, se ne compriamo tre, facciamo affari. Ne compro tre. Oh, raccogli le scorte. È stata completata. Fantastico. Ok, alla grande. Compito eseguito. Finalmente abbiamo eseguito questa missione perché non ne potevo più. Andiamo verso l'altro bunker. Velocissimamente. Ho trovato un altro carro armato mentre stavo andando nel bunker. Questo qua è proprio imboscato. Vi faccio vedere dov'è, cioè qua. È veramente straimboscato. Non possiamo aprirlo questo qua. Aia, adesso sopra la canna qua. Beh, non posso aprirlo col... C'è il grimaldello, eccolo qua. Dai. Dov'è il... Dov'è? Non c'è più. Eccolo qua. Oh, là. Allora. Qua abbiamo il gasolio, abbiamo questo, che cavolo, abbiamo questi, 59,9, non posso portare niente di più, niente di più, porca Eva, qua mi sa che conviene tornare un attimo a casina. Ecco qua l'altro bunker, allora proviamo ad andare a vedere. Visto che me l'avete scritto nei commenti. Dunque, da questa parte qua ci siamo andati. Ok? Qua avevamo già visto tutto. Non c'era niente. Qua non c'è niente. Qua porta all'uscita. Qua l'abbiamo visto, qua l'abbiamo visto e qua l'abbiamo visto. Quindi queste sono le due. Poi mi avete detto che c'è un'altra porta, ma esattamente come l'altro. Cioè, non ve l'ho fatto vedere, ma era questa sostanzialmente. Non c'era niente. Quindi è totalmente inutile la parte lì. Per meglio dire, nulla di che. Ora, a questo punto, torniamo verso casa, perché voglio ubriacarmi
e fare la pesca. Nella prossima puntata però voglio cacciare. Cioè, perché abbiamo adesso tanti colpi e possiamo cacciare se vogliamo. Bisogna trovare gli animali, ma grosso modo possiamo anche cacciare. Ora la bici l'avevo messa qua da qualche parte. Cavolo, eccola qua, per fortuna c'è la bici qui. Dunque, ottieni mine, ce l'abbiamo. Prova anche tu, la tentazione è forte, devo vedere di persona se è possibile pescare con le granate. Andiamo a vedere subito, prima che faccia notte. Il trattore è lì, è i prossimi soldi che investiamo nelle cose che mancano nel trattore, volante e altra roba. Poi la ruota. Però ci serve anche il cavallo, cioè io vorrei il cavallo con l'aratro, non so, adesso vediamo di capire. Comunque, con le granate in mano, vedete? Devo essere ubriaco, quindi bisogna ubriacarci. Bene, allora ubriachiamoci. Allora, vodka, consuma. Sei ubriaco? No. Birra. Vai. 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 Oh, che cavolo, prenditi una bella sbronza. Adesso questa possiamo lanciarla. Sì! E tutti i pesci vennero a galla, sembrerebbe così. Tutti i pesci vennero a galla. A vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio da pollo. Cioè. È vero, si può pescare con le bombe, ma vedete questo gioco è una pazzia, è veramente una pazzia. Abbiamo recuperato un 5 pesci, non male. Cioè, certo, se respawnano le bombe è più facile pescare così rispetto che con la canna da pesca, in effetti. Ora, andiamo a vedere un attimo qua. Fornisce le... bel giochino, non c'è che dire, ma ora è il momento di dare a Valentino quello che mi ha chiesto. Bisogna andare ovviamente da Valentino, che è il tizio quello là, ubriaco se non erro. Sto andando alla fiera, cioè in paese. Questo perché? Perché c'è il tizio sbronzo che non è Valentino, va qualcosa, vattene a pesca. Perché sicuramente, eccolo qua, Vanceslao. Ok, c'è qualche premio? Compito eseguito, resistenza all'alcol. Molto bene, parliamo. Ah, però è proprio una testa dura. Nuova ricetta, la poltiglia d'avena. Cioè, ci ha insegnato una nuova ricetta. Hai scoperto bunker, quindi un altro bunker. Vedete? Eccolo qua. Quindi anche qua possiamo andare. Ma molto bene, ma molto bene. Ora, torniamo nella fattoria di Casemiro, perché ormai è tardi. La segheria alle 19 se ne vanno via tutti. Quindi andiamo a letto a questo punto. Fornisco da mangiare agli animali, primissima cosa, poi vado a letto e poi andiamo in segheria da Valentino. Allora, per sbaglio mi sto portando la mucca da Valentino. Funziona il teletrasporto, questa è altra cosa. Altra cosa che ho scoperto, vabbè, ve la faccio vedere. Praticamente quando fai mungi serve un secchio vuoto e lo abbiamo. Comunque, tu ho qualcosa per te, fornisci le granate. Benissimo. Oh, c'è qualche premio? Ti dà la bottiglia di vodka. Ok, abbiamo un'altra missione però, eh. Abbiamo un'altra missione. Hai scoperto orso. Sti cavoli. Ah, l'orso è qua. Ma fantastico. Allora, amici, per questa puntata è tutto. Andremo avanti nella prossima. E mi devo riportare anche la mucca a casa, ma col teletrasporto. Vediamo questa missione subito nella prossima puntata. Andiamo avanti, ma mi raccomando, supportate con un bel mi piace, commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie da pazzi. Da Amorugio è tutto e ci vediamo al prossimo futuro video. Ciao a tutti!